La vita non è assolutamente semplice. Sono qua, mi diverto, in un certo senso tutto va bene, in altri sensi sono nervoso, una cosa un'altra, cioè sono riuscito a starci 2 mesi e mezzo, un contratto di 1 anno, alla fine comunque quanti, 9 mesi e mezzo che non ho fatto, ma in realtà c'era chiaro dall'inizio, già lo scrivevo che sarei andato via, che c'erano i problemi con il capo nuovo, con Cuba, con questo cubano qua, già stato cubano, a Palma sono tutti cubani praticamente. E non so, adesso in 2 ore, 3 ore e mezzo mi devo preparare per la barca, sono stanchissimo, non mi riesco nemmeno di dormire, totalmente stanco, non riesco a dormire, spero di non svenire. L'aeroporto non so che, perché l'aereo mi parte domani alle 6:30, alle 5:30, la barca invece oggi alle 4. Sto un altro giorno a Zondo, stavolta con la valigia rotta di coglioni, ce ne ho passate tante, quindi anche questa spero di passarla, però finché non l'hai passata un martedì sicuramente mi dirò, ah, meno male, ho passato tutto, non c'è cose peggiori da fare, non mi succede niente, no? Sono già a casa, arrivo in un posto, poi posso già andare a farmi dei soldi, non mi devono arrivare i soldi dell'ultimo stipendio, quasi tutti, come hanno sperato, mi hanno detto di sì, speriamo, perché vediamo che di nuovo ti tolgono tutto, anche i pantaloni, non mi hanno mai mandato uno stipendio intero da 4 mesi che lo avevano, uno anche di ragioni per cui non sono partito, perché non avevo proprio un soldo, sono rimasto proprio sulla strada senza niente, adesso ho 3-4 euro per mangiare, mi sono comprato anche del cibo, ma sono solo dei panini per non morire di fame, soprattutto per non morire di sonno, non so cosa fare, perché camminerò con un coglione con questa valigia che non ho più nemmeno mettere da nessuna parte, sperando che non te la derubino quando magari ti addormenti, così non mi succede a Roma. Vuoi partire anche per Madrid, magari ci tornerò più avanti, perché mi sono fatto dei videoclip qua, quindi vedremo. Devo dire che non è che ci sia niente di male, o che non funzioni qualcosa, cioè, credo di esserci stato anche troppo, poi non sono l'unico di questa idea, no? A un certo punto, hanno bloccato il telefono, hanno bloccato tutto, quindi non so proprio cosa fare, cosa usare. Però hai bisogno di sopravvivere a tutto, aprendoti molto spesso sai che c'hai la possibilità di fare quello che hai bisogno di te. Sono una persona che in realtà ama le esperienze, sono una persona a cui piace prendere, partire, fare, scoprire, però non starci troppo, sono una persona che non è che va realmente a lavorare, vado più che altro a farmi una vacanza. La vacanza più lunga che si sono mai fatte le persone sono vacanze di 3 settimane. Se uno vuole di nuovo fare il negativista che dice sì, ci sono quelli che se le sono fatte di 1 anno lavorandoci, ma anche di 3 anni, anche rimanendo tutta la vita, cioè, però io non sono una persona che rimane in un posto fisso tutta la vita. Praga, non lo so, non mi aspetta niente di buono, magari mi chiudono il coso all'aeroporto, non lo so, cioè sono tutte cose assurde che uno non sa che fare, come dire, oramai sono parte della mia vita, credo che sia una schizofrenia o qualcosa così, perché in realtà sono molto assurde, no? Le situazioni che capitano non sono più, cioè, sono talmente tragiche che non sembrano vere, che sembra che non ci sia proprio la possibilità di fare niente, ma poi io vengo qua, come vedi, continuo a comunicare con chiunque, mi faccio questi video sulle camere, videochiamate, no? Tipo di tutto, solo per avere la sicurezza di sapere, di far sapere come sto, dove sto, perché sembra che non ne frega un cazzo a nessuno. E allora, che fa? Che dice?
siamo sulla nave, siamo sul traghetto, siamo sull'autobus, siamo qua, siamo là, è solo pronto per far vedere come stiamo passando la vita, cioè facesse un video di tutti questi migliaia di video che ho e tagliasse solo le cose più interessanti, con le scritte, non so, Cuba, America, Palma, quello, quell'altro, con la canzone Let It Be, America e non so che. Praticamente ho un'esperienza gigantesca, però allo stesso tempo sono una persona incapace di fare cose, sono sempre chiuso a chiacchierare con me stesso nelle camere, e allora perché non posso stare con me?